Gilberto. Piacere. Piacere tutto tuo. Non ti hanno avvisato che tornavo? No. Ho lasciato dei messaggi dicendo tornavo e nessuno ti ha detto che sarei arrivata. No. Ho capito. E la tua amica chi è? Olivia. Io sono... La ragazza. La ragazza di Bata è la mia ragazza. È il cellulare di Segundo. Ah, che tontolino, l'ha dimenticato. Che cosa faccio? Lo chiamo e gli dico che è qua. Starà raccontando a tutti i suoi amici quanto siamo stati bene, quant'era a suo agio, quanto ci siamo divertiti, quanto abbiamo chiacchierato. Posso fare così? Ne approfitto per chiamare i ragazzi e per dargli la buonanotte. E poi gli addebito la chiamata, cioè gliela pago, volevo dire. Roberta, che cos'è successo? Perché quella faccia? Che hai fatto? Niente, sono state quelle due. Ma di chi parli? Le due streghe. Ci hanno trattato come dei pezzenti. Sono proprio cattive. Io le faccio fuori, le strangolo con i miei stessi capelli. Roberta, stai tranquilla, tesoro. Flo... Perché non succederà niente, ci penserò io a dirgliene quattro. Ma io non voglio più vivere in mezzo a loro. Soprattutto ora che non ci sei più tu. Senti, io resto a vivere qui con te. Non voglio più tornare in quella casa. Non ci torno. Cosa? Porta! Hai detto porta? Sbando un pochino, quindi vai piano. Attento, attento, fai piano, che siamo un po' ubriachi. Le donne fanno male. Sì, e noi uomini siamo degli idioti, degli idioti. Sto bene. Dai, ok. Vieni, ti aiuto a salire. Sto bene, ce la faccio. Lasciami, Franco, capito? No. Franco, sei sicuro di non volere che ti aiuti? Va bene, come vuoi tu. Non ti lascio, vieni, ti do una mano. Lasciati aiutare, su. Tu ci sei sempre quando... Grazie. Dai, andiamo. No, non ce la faccio, ce la Ma è meglio da se solo. Ti accompagno in camera. Ma una sete... Finalmente. Segundo. Segundo. Scusami per l'ora, ma ho bisogno di parlare con te. Se è per Flor, ti potevi evitare il disturbo. No, non riguarda Flor, non è per lei. No. Riguarda Delfina. È un argomento molto delicato. Sì, deve essere molto importante. Se vieni a quest'ora, deve essere molto grave quello che devi dirmi. Sì, in realtà è una cosa grave. Non sapevo se intromettermi o no, però ho deciso che devo dirtelo. Di che cosa parli? Che cosa devi dirmi di Delfina? Ecco, io ho visto tua moglie... Sì? Che stava baciando Lorenzo. Che cosa? No. Sì, no, ti non dico può di essere, sì. Ti sarai sbagliato. Sì, Delfina, sì. Dici, Delfina con Lorenzo. Delfina con Lorenzo, dai. Li ho visti in giardino. So che è una follia, è ma una è la follia, verità. È una sì, è una cosa assurda, è anche molto vero. Grave, ma tu sei mio cugino, dovevo dirtelo. Andiamo però, nel tuo studio, vieni. Però vieni. Tu sai che è molto delicato. Certo, lo so. Me la pagherai, Segundo, per questo colpo basso. Io voglio che Flor viva con noi, mi manca. Avanti, piccolino. Se in un aprire e chiudere di occhi tu poter andare a Capannone e toccare i ricciolini di Floricienta, lei essere vicina. Ma non voglio che stia vicina, voglio che stia qui. Ah, sempre suonare questo telefono. Pronto? Ma ciao, certo, Greta, ma sono Flor. Piace. Floricienta, visto che stare vicina, come stai? Come andare tua cenetta romantica? Una delizia, è andata benissimo, poi ti dico. Ora devo dirti che Roberta è qui con me. E che fare, piccola Roberta, lì insieme a te? Ho un problemino con le streghe, chiaramente. Ma tu tranquilla, devi dire solo a Thomas che Roberta resta qui per questa notte, solo per dormire. Quindi mettilo a letto, fagli lavare i denti e digli di sognare tanti begli angioletti. E tu come stai, tutto bene? Io starei bene, grazie. Ciao, Floricienta. Lei avere detto a me... Ho sentito, perché Roberta può stare con lei? Nine, piccolino. A dormire immediatamente. Dai, bravo, voglio stare ecco dove con Flo. Fatto. Beh, a domani allora. È quello che spero. Beh, non fare caso a quello che dico. Beh, ciao. Na, 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 ciao. Na, 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 na. Forse qui c'è qualcuno che si sta innamorando di quel cipollotto del fruttivendolo, ho ragione. Cambiamo argomento, Flor. No, davvero, non voglio tornare a casa e stare con le arpie. D'accordo. Voglio restare qui sempre, non soltanto stanotte. Va bene, ho capito, però aspetta, facciamo una cosa. Andiamo a dormire e ne riparliamo domani mattina. No!
Raccontami com'è andata la tua cena, con tutti i dettagli, eh? Mi sembri un po' troppo piccola per interessarti. Senti, a certe... Senti, Flori, io sono grande, posso ascoltare tutto. Comincia, racconta. Beh, va bene. Roberta, è stato che un bello. Sogno. Beh, ci sono stati dei piccoli pasticci, ma classici da già, primo incontro. Già. Piccoli incidenti di quelli che l'altro dice, ah, che delizia questa ragazza. Però nient'altro, cose da niente. Però mi sono accorta che è proprio un gentiluomo. Come un, sì, conte un gentiluomo. Vero, non come un contino di seconda categoria, un conte vero, come uscito da un racconto di fate, ci crederesti? Ti sto innamorando? Ah, che bello! Sto innamorando di lui. Magari, Roberta, magari fossi innamorata di lui. Ho chiesto alle fatine di potermi innamorare veramente. Sì. Stavo vagando per le strade di questa città e l'ho vista. L'ho vista lì, dove decollano gli aerei, scendere per quelle scalette strane. Sai che cos'è l'amore a prima vista? L'hai letto da qualche parte? Beh, è stato un flash, pim, così di colpo, e ho perso la testa. Sì, sì, e parla, no? Perché non ha aperto bocca, magari è muta. Sei muta? No. No, sono discreta, carina. E voi come vi siete conosciuti? Voi? Noi eravamo a Bahia, e Bahia, capisci, è sabbia bianca e calda, è l'azzurro del mare sconfinato, fusti abbronzati e muscolosi. Hai presente quelli che hanno, sì, come figura, una tartaruga qui, come se si fossero fatti scolpire gli addominali? E io me ne stavo lì, bevendo un succo d'ananas fresco, e lui stava bevendo una caipirinha. E allora lui mi ha guardata per primo, io ho ricambiato lo sguardo e... Beh, niente, ci siamo innamorati. Ah! Ah! Ma che meravigliosa storia d'amore! E dimmi un po', siete rimasti sulla spiaggia a bere all'infinito? No, certo che no. Siamo andati in giro per tutto il mondo. Tu sei rimasto qui? Sì, sono rimasto perché questo è il mio mondo. Ah. Una domanda, hai visto mia madre? Come sta? Tua madre tanto che non la vedo, perché sai, quando noi due siamo ritornati dal giro del mondo, abbiamo deciso di aprire una posada, e una posada è un posto per dormire, sai, tra le albe, i tramonti, l'ananas, le aragoste, sì, i raggi di luna. Sì. In tutto morivi questo di nostalgia, io ho avuto... e sei tornata con nostalgia. Con un ricordino. No. Non credi? Lui sembra un quelli, sì, sai, quando, sì, vai a un compleanno. Hai ragione, ti... amore, sì. Cioè, io sono tornata perché... Perché avevo finito i soldi, e come forse non sai, là si usa un'altra moneta, ma c'è sempre bisogno di soldi, e quindi sono tornata per mia madre. È l'unica ragione per cui sono tornata, mia madre, per farmi dare un po' di denaro, e adesso, se ci scusate, io e Gilberto dobbiamo andare. Ciao. Si può sapere perché le hai mentito? L'hai vista? Certo. Hai visto com'era? Era bellissima. E io sono qui. Da sola. E lei sta con quel fusto. Ma non puoi sapere se è davvero il suo ragazzo. Olivia, tu non conosci Sofia. Lei ama, adora i fustacchioni. Perché credi che sia andata in Brasile? E perché pensi che ci siamo lasciati? Io non lo so, Bata, ma ti chiedo di sistemare questa faccenda al più presto. Perché io avevo già problemi con due miei amici. E ora sono diventati tre. Grazie. Ti ringrazio per avermelo detto. Vado subito a parlarne con Delfino. Te l'ho detto perché lui non mi piace per niente. È un tipo sinistro. Se è per questo, è da molto tempo che ho smesso di fidarmi di Lorenzo. Bene, ora ti saluto. Ci vediamo. Ciao. Massimo, carissimo, sono così felice che voglio che tu lo sappia. Ho sistemato tutto con mia figlia. Sì, ora ci parlerò anch'io. Che gli prende? È ubriaco? No, Master Roberto, dove siete? Ma chi è? Silenzio! Per favore! Silenzio! Ma insomma, chiudi la bocca! Che casa di pazzi! È davvero una casa di pazzi! È già arrivato Carnevale! Anch'io sono felice di vederti, mamma. Mamma? Ha detto mamma? Attenta, sembrano impostori, soprattutto quella. No, è la mia piccolina, la cicciottella. Amore. Ciao mamma, lui è Gilberto, un mio amico. Ah, piacere. Sì, un piacere, il piacere è mio, caro. Ti insegnerò tante cose, cioccolatino. Sai la canzone che dice tu mi stregasti, di me approfittasti? Di me significa approfittati. Che puoi farlo, approfittati di me quando vuoi. Approfittare? Io sono il, certo, tuo nuovo patrigno, figliastra. L'hai sposato, mamma? Nessuno è perfetto, tesoro. Mammina, ti prego, non mi togliere autorità davanti alla ragazza.
Allora, amorino mio, tu stai zitto, stupido. Dimmi una cosa.